Allora ragazzi, entriamo dentro l'atomo e vediamo com'è fatto. Dunque, la maniera più semplice di andare a vedere come sono fatti gli atomi è di andare a vedere per primo come è fatto l'atomo più semplice che esista, l'atomo di idrogeno. L'atomo di idrogeno è costituito da un protone, che sta nel dubbio, è costituito da un solo protone e da un elettrone. Quindi, diciamo, cerchiamo di affrontare il problema della struttura dell'atomo andando per gradi. Prima andiamo a vedere l'atomo più semplice che esiste, vediamo di fornire un modello adeguato per l'atomo più semplice che esiste e poi andiamo a vedere gli atomi diversi da quello lì di idrogeno, che chiaramente saranno formati da un nucleo che ha più protoni e che probabilmente terrà anche dei neutroni, e poi ovviamente avrà un numero di elettroni più grandi, che ovviamente sarà pari al numero dei protoni che sono presenti nel nucleo. Dunque, sono stati proposti diversi modelli, diciamo, per l'atomo di idrogeno, e questi modelli, il modello di Thomson, il modello di Rutherford, il modello di Bohr, e questi modelli venivano proposti, stavano in auge per un pochettino di tempo, poi si vedeva praticamente che non funzionavano bene questi modelli e venivano superati da un altro modello. Cosa voglio dire? Voglio dire praticamente che questi modelli venivano, perché diciamo nessuno è in grado di andare a vedere come sono fatti gli atomi, perché gli atomi sono troppo piccoli. Diciamo che oggi che si è arrivati a vedere cose veramente piccolissime, si riescono a vedere, che vi posso dire, particelle di 2, 3, 4, 5 nanometri, cioè 10 alla meno 9 metri. Quando noi abbiamo particelle già di 2, 3, 4, 5, 9 nanometri, sono sempre particelle che sono aggregati di migliaia di atomi, quindi l'atomo singolo nessuno l'è mai riuscito a vedere come è fatto di faccia. Quindi, in poche parole, questi modelli venivano fatti sulla base delle conoscenze che si avevano e venivano accettati o rifiutati sulla base delle cose che riuscivano a spiegare e delle cose che non riuscivano. Allora, in poche parole, veniva proposto un modello che riusciva a spiegare una serie di evidenze sperimentali, poi si faceva qualche altro esperimento per confermare la validità di quel modello, e l'esperimento che veniva fatto successivamente, ahimè, non confermava la validità di quel modello. Per cui, che cosa si faceva? Si elaborava un altro modello che teneva conto dei nuovi risultati che erano stati ottenuti, senza buttare quel che di buono ci stava nel vecchio modello. Diciamo che, ahimè, i modelli più antichi, il modello di Thomson, il modello di Rutherford, il modello di Bohr, diciamo così, sono tutti quanti caduti più o meno miseramente. Diciamo che sarebbe molto interessante andare a vedere l'atomo di Thomson, l'atomo di Rutherford, l'atomo di Bohr, però il discorso è sempre lo stesso, il tempo è poco. Andiamo a vedere direttamente quello che oggi viene accettato come modello dell'atomo di idrogeno. Il modello dell'atomo di idrogeno che oggi è universalmente accettato è il modello quantomeccanico dell'atomo di idrogeno. Che significa quantomeccanico? Dunque, i precedenti modelli, Thomson, Rutherford, Bohr, perché erano caduti? Erano caduti perché si era cercato, diciamo così, di affrontare il problema della struttura dell'atomo con le armi della fisica classica, della meccanica classica, cioè di andare a risolvere praticamente il moto di queste particelle, in particolare degli elettroni, sotto l'azione di un certo campo di forza. Diciamo che se noi abbiamo un certo campo elettrico, abbiamo delle particelle elettriche che hanno certe caratteristiche, la meccanica classica ci permette di dire un corpo che tiene, che è caricato elettricamente in questa maniera, che si muove in un campo elettrico che ha queste caratteristiche, segue questa traiettoria. Diciamo è un problema di meccanica che può essere risolto in maniera più o meno. Quando si tentava di andare a fare qualche cosa del genere con gli elettroni, praticamente tutti quanti questi
tentativo fallita miseramente. In effetti è come se uno andasse ad affrontare un problema senza le armi necessarie per poterlo andare ad affrontare, come se andasse a combattere una guerra, diciamo così, disarmato, senza avere le armi per poter andare ad affrontare questa guerra. Il problema qual era? Il problema era che a una grandezza che ci ammassa 5 per 10 a meno 4 unità di massa atomica, cioè 9 per 10 alla meno 28 gradi, non è possibile andare ad applicare le leggi della meccanica classica. È chiaro? È necessario andare ad applicare le leggi della meccanica ondulatoria, cioè di quella branca complicatissima, difficilissima della fisica, che studia praticamente le proprietà delle onde, delle radiazioni elettromagnetiche. Vi dirò ancora di più, la situazione è ancora peggiore. Secondo i metodi della meccanica ondulatoria, agli elettroni possono essere ascritte le proprietà delle particelle dotate di massa, quindi praticamente una massa, una densità, quindi la massa dell'unità di massa, ma contemporaneamente possono essere ascritte anche le proprietà delle radiazioni elettromagnetiche, cioè una lunghezza d'onda, una frequenza. A questo punto, per, diciamo così, andare avanti in maniera che voi abbiate almeno un'idea di quella che è la struttura dell'atomo, mi corre l'obbligo di spiegarvi, diciamo così, almeno in maniera raffazzonata e superficiale, che cos'è una radiazione elettromagnetica. Diciamo che questo è un compito al quale avrei rinunciato volentieri, insomma. Però se vogliamo, diciamo così, dire all'elettrone si possono ascrivere proprietà di massa e proprietà delle radiazioni elettromagnetiche, e io sono obbligato a dirvi che cos'è una radiazione elettromagnetica. Quindi, piccolo inciso, e spieghiamo, diciamo così, per sommi capi che cos'è una radiazione elettromagnetica. Ripeto, questo tipo di spiegazione che vi do io è una spiegazione superficiale che, diciamo, che tende a darvi solamente un'idea di quella che è una radiazione elettromagnetica. È chiaro che nei corsi che all'epoca mia si chiamavano fisica 2, elettrotecnica, queste cose poi vengono approfondite, diciamo così, opportunamente. Adesso non so, mi pare che non so come si chiamano i corsi dove si studia praticamente le radiazioni elettromagnetiche, però sicuramente avrete la possibilità di studiarle meglio e più approfonditamente di quanto vi dico io. Quanto vi dico io è semplicemente per farvi capire più o meno che cos'è una radiazione luminosa, una radiazione elettromagnetica. Allora, se noi vogliamo fare riferimento alla teoria maxwelliana, all'interpretazione maxwelliana delle onde elettromagnetiche, delle radiazioni elettromagnetiche, una radiazione elettromagnetica che cos'è? Non è altro che una perturbazione sinusoidale, scrivete pure, ve l'ho detto, insomma, e poi dopo la studiamo assieme questa definizione. Una perturbazione sinusoidale di un campo elettrico e un campo magnetico in direzione ortogonale alla direzione di propagazione della radiazione e in direzioni ortogonali fra loro stessi. Adesso scrivete e io poi la ripeto e ve la spiego questa cosa qui e ve la illustro. Detto così non si capisce assolutamente niente. Fra 3 o 4 minuti gran parte di voi avrete capito. Allora, ripetiamo questa criptica definizione di radiazione elettromagnetica tratta dalla teoria dell'elettromagnetismo di Maxwell. Una radiazione luminosa è una perturbazione sinusoidale di un campo elettrico e di un campo magnetico in direzioni ortogonali alla direzione della radiazione
è in direzioni ortogonali fra loro stessi. Avete scritto? Sì. L'avete scritto, quanti voti l'ha già dettato? Diatemelo da qualche collega. Poi comunque dopo la lezione mi stanno riprendendo, potete anche scriverla sentendo la lezione. Allora, scusate ragazzi, analizziamo questa. Ragazzi, scusate, la materia è complicata, se non ci mettete molta attenzione veramente è complicato veramente da seguire questo discorso. Ho detto, una radiazione luminosa è una perturbazione sinusoidale di un campo elettrico e magnetico in direzione ortogonale alla direzione di propagazione della radiazione. Quindi supponiamo che la direzione di propagazione della radiazione sia questa. Va bene? Direzione ortogonale che cosa vuol dire? Vuol dire praticamente una perturbazione sinusoidale che fa così, quindi un campo elettrico, questo è il piano della lavagna, vedete? Questo è il campo elettrico E, questa è la distanza R che percorre la radiazione, abbiamo che il campo elettrico varia così, vedete? Nelle mie intenzioni è una sinusoidale questa qui, va bene? Allora, come potete vedere, la direzione della radiazione è questa, il campo elettrico varia perpendicolarmente alla direzione della radiazione elettrica. Però io non ho detto solo campo elettrico, ho detto un campo elettrico e di un campo magnetico, che variano in direzione che è ortogonale alla direzione di propagazione e anche ortogonale a loro stessi. Quindi che vuol dire? Vuol dire che se questa è la direzione di propagazione della radiazione e il campo elettrico varia sul piano della lavagna, il campo magnetico come dovrà variare? Dovrà variare praticamente in direzione perpendicolare alla direzione di propagazione e perpendicolare anche al piano della lavagna. Cioè dovrà essere il piano praticamente che passa per questa retta qui e che taglia perpendicolarmente la lavagna. Quindi deve essere una sinusoidale che esce dalla lavagna, rientra nella lavagna, va dietro la lavagna, riesce da qua e così via. Poiché io praticamente sulla lavagna ho due sole dimensioni e questo è un disegno tridimensionale, allora che cosa faccio? Lo disegno in una maniera che spero che si capisca, scusate. Cioè guardate qui, questa sinusoidale dovrebbe uscire dalla lavagna e rientrare nella lavagna, quindi la disegno così, vedete? Cioè questa non è una sinusoidale più bassa di questa, è una sinusoidale che ha la sua intensità, è quella che è. Semplicemente questo è un disegno che è visto praticamente in tre dimensioni, vedete? Questo non è un disegno bidimensionale, è un disegno tridimensionale. Cioè, detto così, una radiazione elettromagnetica non è poi una cosa tanto complicata. Ripetiamo ancora una volta che cos'è una radiazione elettromagnetica secondo la teoria dell'elettromagnetismo di Maxwell. È una perturbazione di un campo elettrico e magnetico perpendicolare alla direzione di propagazione della radiazione e perpendicolare. Adesso, quali sono le grandezze tipiche delle radiazioni luminose, delle radiazioni elettromagnetiche? Le grandezze tipiche delle radiazioni elettromagnetiche sono questa qui, ad esempio, la distanza fra due fasi della sinusoidale. Come si chiama questa grandezza? Lunghezza d'onda. Come si indica? Con la lettera greca lambda. Un'altra grandezza tipica delle radiazioni elettromagnetiche, che cos'è?
e la frequenza ni, anche questa è una lettera greca. La frequenza ni vuol dire praticamente quante volte si ripete la stessa fase di una sinusoidale nell'unità di tempo. Però, diciamo così, noi abbiamo che il prodotto della lunghezza l'onda lambda per la frequenza ni è uguale a una costante, la costante c, che è la velocità della luce. Quindi, in poche parole, noi abbiamo che la lunghezza d'onda è inversamente proporzionale alla frequenza. Inoltre abbiamo anche che queste radiazioni elettromagnetiche trasportano energia. E qual è l'energia trasportata dalle radiazioni elettromagnetiche? L'energia trasportata dalle radiazioni elettromagnetiche è uguale al prodotto di H, che è la costante di Planck, per la frequenza della radiazione. Quindi le radiazioni più energetiche sono quelle lì che hanno una frequenza più alta. E in effetti, diciamo così, le radiazioni vengono classificate in base alla loro frequenza o in base alla loro lunghezza d'onda. Per darvi, diciamo così, lo spettro completo delle radiazioni, noi partiamo dalle radiazioni più energetiche di tutte quante, sono le radiazioni a frequenza più alta, quindi a lunghezza d'onda più piccola, e sono i raggi gamma, sono le radiazioni cosmiche che provengono dallo spazio, oppure le radiazioni che provengono per effetto dei fenomeni di disintegrazione degli atomi che non sono stabili. Cioè gli atomi che non sono stabili, gli atomi che sono radioattivi, si disintegrano da soli e una parte della massa la perdono e la trasformano in energia. E la trasformano in energia che viene trasferita sotto forma di energia radiante, sotto forma di radiazioni gamma. Poi dopo le radiazioni gamma, diminuendo la frequenza e aumentando la lunghezza d'onda, abbiamo i raggi X. Adesso ecco gli intervalli di frequenza, gli intervalli di lunghezza d'onda non li ricordo, e chiaramente se avete questo sfizio andate sopra un libro e ve li andate a vedere. Non è una cosa però che ricordare i numeri non è una cosa particolarmente importante. Dopo le radiazioni X, andando ulteriormente ad abbassare la frequenza e ad aumentare la lunghezza d'onda, quali radiazioni vengono? Le ultraviolette. Le ultraviolette che si dividono in ultravioletti duri e ultravioletti morbidi. Gli ultravioletti duri vengono indicati con UVB, gli ultravioletti morbidi con UVA. Dunque, gli ultravioletti duri sono quelli là che hanno la frequenza più alta e quindi le lunghezze d'onda più piccole e sono più energetici. Invece gli ultravioletti morbidi sono quelli là meno energetici, con frequenze più basse e con lunghezze d'onda più lunghe. Diciamo che quando noi andiamo a mare, ci andiamo a abbronzare, prendiamo anche una certa quantità di radiazioni ultraviolette. Le radiazioni ultraviolette, gli UVA, ci dovrebbero fare abbronzare, gli UVB ci possono danneggiare la pelle. Grazie al Padre Eterno, gran parte delle radiazioni ultraviolette di tipo B e anche quelle là più energetiche, raggi X e raggi gamma, vengono fermate dall'ozonosfera, cioè quello strato che va dai 10 km al di sopra della crosta terrestre fino ai 50 km, dove c'è una concentrazione bassissima, ma sufficientemente elevata a fermare praticamente queste radiazioni molto energetiche. Queste radiazioni molto energetiche vengono utilizzate dall'ozono per dare origine alle reazioni fotochimiche, grazie a Dio che non arrivano sulla crosta terrestre. Perché sennò la vita sulla crosta terrestre, bombardata da queste radiazioni, sarebbe praticamente impossibile. Dopo gli UVA, che cosa viene? Viene praticamente le radiazioni nel campo del visibile. Nel campo del visibile sono ricordati 7 colori dell'arcobaleno, che se ricordo bene sono rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e violetto.
violetto è quello là che ha la lunghezza d'onda più piccola e la frequenza più alta. Il rosso è quello lì invece che ha la lunghezza d'onda più grande e la frequenza più bassa. Diciamo che il dispositivo che noi abbiamo per cogliere le radiazioni luminose, cioè i nostri occhi, sono in grado di cogliere soltanto le radiazioni luminose in questo intervallo di frequenza, in questo intervallo di lunghezza d'onda. Diciamo, per esempio, ci sono altri animali che hanno, diciamo così, un intervallo più grande e hanno una vista peggiore dell'uomo, o un intervallo più piccolo e hanno una vista migliore dell'uomo, e quindi è tutto legato, diciamo così, al campo di lunghezze d'onda delle radiazioni che l'occhio di quel determinato essere vivente è capace di cogliere. Al di sotto delle radiazioni del rosso, che cosa ci sono? Le radiazioni infrarosse, ovviamente. Infrarosse che hanno ovviamente lunghezze d'onda inferiori, maggiori del rosso e frequenze inferiori del rosso. Diciamo che, per esempio, per vedere al buio, che cosa ci sono? Ci sono i visori termici. I visori termici che cosa sono? Sono delle particolari lenti che permettono all'occhio umano di cogliere le radiazioni infrarosse che qualunque organismo a sangue caldo emette. Cioè, ognuno di noi praticamente emette del calore. Questo calore che emette, lo emette sotto forma di radiazioni infrarosse, è un visore infrarossi, è in grado praticamente di, diciamo così, di farti vedere queste radiazioni. Per cui, per esempio, quando è buio pesto, se diciamo c'è bisogno di andare a vedere chi è che ci sta in quel buio dove noi assolutamente non riusciamo a vedere niente, con un visore a infrarossi lo riusciamo a vedere, perché ci permette, diciamo, di andare a evidenziare le radiazioni infrarosse emesse da quell'organismo. Al di sotto praticamente degli infrarossi che cosa ci sta? Le onde radio. Diciamo che le microonde siamo nel campo degli infrarossi e fra le onde radio stiamo così. Le onde radio che si dividono in onde corte, medie e lunghe. Diciamo, le onde radio che più lunghe di tutti quanti addirittura hanno lunghezze d'onda di 30 metri, cioè in poche parole fra un picco e l'altro di quelle sinusoidali lì ci stanno 30 metri. Se invece noi siamo praticamente nell'ambito delle radiazioni gamma, siamo sicuramente, diciamo, dell'ordine di grandezza 10 a meno 9, 10 a meno 10, 10 a meno 11 metri, qualche cosa del genere. Quindi questo è lo spettro totale delle radiazioni. Allora, tramite i metodi della meccanica quantistica, che cosa è possibile andarsi a ricavare? Dunque, è possibile andarsi a ricavare una funzione che mi dà la probabilità di andare a trovare l'elettrone in una certa porzione dello spazio. Questa funzione è chiamata funzione d'onda. Bene, in effetti, più che parlare di probabilità, sarebbe più esatto andare a parlare di densità di probabilità. Qual è la differenza tra probabilità e densità di probabilità? Noi per esempio abbiamo un corpo ha la sua massa, va bene? Se noi andiamo a dividere quel corpo per il suo volume, noi abbiamo la densità. In effetti, fra probabilità e densità di probabilità, il ragionamento è assolutamente lo stesso. Cioè, noi andiamo a dividere la probabilità per il volume e abbiamo quindi la probabilità di andare a trovare l'elettrone in un certo determinato volume. Chiaro? Cosa ci permette di andare a fare questa funzione d'onda? Ci permette di andare a descrivere questa funzione densità di probabilità. Quindi noi che cosa avremo? Avremo che ci sarà delle zone dello spazio in cui la densità di probabilità sarà più alta e delle zone dello spazio in cui la densità di probabilità sarà più bassa.
Questo che cosa significa? Significa che facendo un ragionamento medio del tempo, nei posti dove la densità di probabilità di trovare l'elettrone è più elevata, l'elettrone ci passerà più tempo. Nei posti dove la densità di probabilità è più bassa, l'elettrone ci passerà meno tempo. Va bene? Inoltre, questa funzione densità di probabilità ci permette di fare un'altra cosa molto interessante. Ci permette di andare a individuare un volume di spazio in cui l'elettrone passa una, diciamo così, una qualunque aliquota del suo tempo. Diciamo una aliquota del 95%. Cioè ci permette di andare a individuare un volume dove abbiamo un 95% di probabilità di andare a trovare l'elettrone. Chiaro? Questa funzione si chiama funzione orbitale. Chiaro? Adesso, nella pratica, per dire che un atomo ha una funzione che permette di andare a descrivere la densità di probabilità di andare a trovare nello spazio questo elettrone, si dice che ha quella funzione orbitale. Nella pratica noi che cosa finiamo per dire? Finiamo per dire che l'elettrone si trova in quel volume descritto da quella funzione. Cioè, in poche parole, l'orbitale è una funzione matematica che descrive un volume e che in particolare può anche descrivere il volume dove l'elettrone passa il 95% del tempo, dove abbiamo il 95% di probabilità di andare a trovare l'elettrone. Nella pratica noi diciamo che l'elettrone si trova in quell'orbitale, cioè in poche parole si confonde il fatto che l'orbitale, la funzione orbitale è una funzione che permette di descrivere un volume col volume descritto dalla funzione. È chiaro un pochettino il concetto? La funzione orbitale mi permette di dire in questo volume l'elettrone passa il 95% del tempo, quindi ho il 95% di probabilità di andarci a trovare l'elettrone. Alla fine dico, l'elettrone si trova in quell'orbitale. L'orbitale che cos'è? È il volume descritto dalla funzione orbitale in cui noi abbiamo il 95% di probabilità di andare a trovare l'elettrone. Chiaro un pochettino il concetto? È una funzione matematica che mi permette di descrivere un volume in cui ho il 95% di probabilità di trovare l'elettrone. Alla fine io dico, l'elettrone si trova in quel volume. E come lo chiamo quel volume? È l'orbitale. Chiaro? Quindi si è un pochettino perso, diciamo così, il significato originario di funzione orbitale, che è semplicemente una funzione matematica che ha la capacità di descrivere questi volumi. E quando dici praticamente l'elettrone si trova in quell'orbitale, io faccio riferimento al volume descritto da quella funzione orbitale, in cui ho il 95% delle probabilità di andare a trovare l'elettrone. Mi avete seguito un po' in questi spostamenti un pochettino strani? Va bene? Allora, seguitemi bene, perché diciamo così, i concetti un po' complicati, un poco ostici, ce ne stanno a ripetizione. Questo è il primo, ma ne vengono anche per gli altri. Seguitemi bene. Dunque, questa funzione orbitale ha tenuto presenti le grandezze dello spazio, quindi le tre dimensioni dello spazio, ma nei confronti del tempo è una funzione che è costante nel tempo. Cioè, la funzione orbitale rappresenta uno stato stazionario. Stato stazionario vuol dire che è costante nel tempo. Va bene? Cioè, in poche parole,
nella funzione orbitale noi ci siamo preoccupati delle grandezze spaziali, quindi le tre coordinate x, y e z che descrivono lo spazio. Ma in effetti, rispetto alla grandezza tempo, questa funzione orbitale come si comporta è costante rispetto al tempo. Quindi noi diciamo che è uno stato stazionario. Adesso seguitemi bene su questo punto. Ad ogni stato stazionario, quindi ad ogni funzione orbitale, che ripeto, le caratteristiche della funzione orbitale che le ho appena dette, hanno la capacità di darmi la probabilità di andare a trovare l'elettrone in una certa porzione di spazio e mi permettono altresì di identificare un volume dove l'elettrone passa il 95% del tempo, dove quindi abbiamo il 95% di probabilità di andarlo a trovare e abbiamo quindi il volume dell'atomo praticamente. Ho detto nei confronti del tempo questa è una grandezza stazionaria e quindi questo è uno stato stazionario. Adesso a questo stato stazionario corrisponde un'energia, cioè ad ogni stato stazionario compete un'energia ed è proprio sull'energia che dovremo andare a ragionare adesso. Quindi tenete presente un pochettino tutti quanti questi punti, io li riassumo un'altra volta, ve li sono andati presentando, li riassumo e poi vado avanti utilizzando i metodi della meccanica ondulatoria. Io sono capace di procurarmi questa funzione d'onda. La funzione d'onda che mi dà la densità di probabilità di andare a trovare l'elettrone in una certa porzione dello spazio ed in particolare, fra le tante cose che mi permette di fare, mi permette di andare a definire un volume dove l'elettrone passa il 95% del tempo, dove quindi ho il 95% di probabilità di andare a trovare l'elettrone. Questo volume lo chiamo orbitale atomico. La funzione si chiamava funzione orbitale, però io mo con orbitale indico il volume che mi indica questa funzione. Va bene? Poi ho aggiunto un'informazione ulteriore. Questa funzione nei confronti del tempo è costante, quindi rappresenta uno stato stazionario. Vabbè, non è una cosa complicata. Aggiungiamo un'altra informazione. A questo stato stazionario, quindi a questa funzione orbitale, compete un'energia. Va bene? Direte voi, ma perché la fai tanto complicata? A me non mi sembra tanto complicata. E invece sentite adesso cosa ho da dire. Io, fornendo energia all'elettrone, posso portare l'elettrone da uno stato stazionario a energia più bassa, quindi da una funzione orbitale che ha un'energia più bassa, a uno stato stazionario diverso a energia più alta. Va bene? E poiché in natura tutto tende alla minima energia possibile, se io cesso di fornire energia a questo elettrone, l'elettrone tenderà a perdere questo surplus di energia che io gli ho fornito e tornerà a un livello energetico più basso, cioè a uno stato stazionario a cui compete un'energia più bassa. E se io ho dato la quantità di energia, chiamiamola X, per passare dallo stato stazionario a energia più bassa allo stato stazionario a energia più alta, l'elettrone mi restituirà la stessa quantità di energia X passando dallo stato stazionario a energia più alta allo stato stazionario a energia più bassa. Va bene? Complicato? Ti avete seguito? Ci sono problemi? Adesso poi viene la cosa complicata. Qual è il problema? Il problema è che questi cavoli di elettroni non possono assumere tutti i valori dell'energia, ma soltanto alcuni valori fissi. Cioè l'energia degli elettroni non varia per continuità, varia a salto, varia per valori discreti. Questa è veramente una cosa un po' tosta da digerire. Penso che qualcuno di voi dirà: ma perché può assumere valore dell'energia 10
o valore dell'energia 15, ma non valore dell'energia 12. Per quale motivo? Chi l'ha detto? L'ha detto il Padre Eterno. E in effetti, diciamolo così, sì, l'ha detto il Padre Eterno. Per farvi un pochettino rendere conto di questa stranezza che hanno gli elettroni nell'assumere i valori dell'energia, vi farò un esempio piuttosto fesso, ma che rende bene l'idea. Che cosa è questa? È una scala. Bene. Adesso comincio a introdurre, diciamo così, un principio che è di validità generale, che nel corso di questo corso uscirà molto spesso. Quando praticamente, diciamo, un corpo, un qualunque sistema è abbandonato a se stesso, automaticamente che cosa tende a fare? Tende a assumere il valore minimo dell'energia possibile. Cioè in natura tutto tende al minimo dell'energia possibile. Cioè, guardate un pochettino, se io questo pezzo di gesso lo metto qui sulla cattedra, sta qui sulla cattedra, ma se io piglio, lo lascio e lo lascio cadere, cade per terra. Perché? Cade per terra semplicemente perché quando sta sul pavimento c'è un'energia più bassa di quanto sta sulla cattedra. La differenza di energia qual è? È il prodotto del peso del gesso per l'altezza, per la differenza di altezza tra la cattedra e il pavimento, P per delta A. Allora, se io lascio libero un sistema di evolvere come cavolo gli pare, questo automaticamente da solo si andrà a sistemare nella situazione di minima energia possibile. Quindi supponiamo, diciamo così, che l'elettrone stia in questo stato stazionario di minima energia possibile e che sia, non lo so, una sorta di pallola che sta qua sopra. Va bene? Gli do energia, che cosa fa l'elettrone? L'elettrone sale. Io per esempio gli do, che ne so, gli do tanta energia. Ho tanta energia, dove arriva? Arriva qua, si mette qua sopra. Ma tu dici che l'energia per arrivare qua era questa, tu gli hai dato questa energia qua, non fa niente, questo sistema qua non riesce ad arrivare qua sopra. Bene. Adesso poi dici, io qua gli ho dato, che ne so, 100 joule di energia, ne sfrutta solamente 90, poi gli altri 10 vanno dispersi nell'ambiente. Poi praticamente questo elettrone, se diciamo così viene lasciato libero di fare quello che comincia a muoversi, cosa fa? Cade. E dove va? Al gradino inferiore. Ma al gradino inferiore che energia c'ha? C'ha l'energia che contiene questo gradino qui. Tutti i valori di energia compresi tra questo gradino e questo gradino non sono permessi, può assumere solamente questo e questo. E praticamente la quantità di energia che riesce a emettere è proprio uguale alla differenza di energia tra questi due livelli qui. Poi io lo lascio ancora libero di fare quello che vuole l'elettrico, quello si sbatte e cade a quest'altro gradino qui. E quanta energia emette? Sempre la differenza di energia tra questo gradino qui e questo gradino qui. Alla fine, se io lascio, diciamo così, il sistema libero di evolvere come pare a lui, l'elettrone continua a sbattersi e torna praticamente allo stato originario, al livello energetico base, quello là a cui ha la minima energia possibile. E alla fine, praticamente, l'energia totale che avrà dato sarà cioè, in poche parole, è come se l'elettrone, invece di salire su un piano inclinato, sale su una scala. Cioè, su ogni gradino compete un'energia. Direte voi, ma come hanno fatto a capire che l'elettrone sale la scala e non sale il piano inclinato? Con quegli esperimenti di conduzione elettrica nel vuoto. È chiaro? Se per esempio, vedete un pochettino, il tubo Arnell è un dispositivo che voi sicuramente conoscerete perché lo avete nelle vostre cucine. Come funziona il tubo al neon? Il tubo al neon, praticamente, ci sono due elettrodi elettrici, fra i quali praticamente ci sta una grossa differenza di potenziale, nell'ordine delle migliaia di volte. E dentro ci sta il neon. Il neon, che è un gas, è un isolante, non conduce l'energia elettrica. Sotto l'azione, però, di una differenza di potenziale così forte, vengono strappati degli elettroni
ha gli atomi di neon, quindi si formano gli elettroni che sono caricati negativamente e gli atomi di neon privati degli elettroni che sono caricati positivamente, che possono condurre la corrente elettrica. Questo praticamente succede e praticamente si crea, diciamo così, un passaggio di corrente elettrica fra i due elettrodi del tubo al neon. L'emissione luminosa da che cosa viene causata? L'emissione luminosa viene causata dal fatto che gli elettroni vengono eccitati per la differenza di potenziale, quindi hanno energia e se ne vanno via. Poi, quando vengono lasciati liberi di fare quello che vogliono loro, che cosa fanno? Decadono e ritornano praticamente nello stato in cui hanno minima energia possibile. E come cedono questa energia all'ambiente esterno? Cedono l'energia all'ambiente esterno sotto forma di radiazioni luminose. L'unica cosa è che se l'elettrone avesse potuto assumere tutti i valori di energia tra questo qui e questo qui, noi che cosa avremmo avuto? Avremmo avuto radiazioni di tutte le lunghezze d'onda, perché vedete, la energia di una radiazione è connessa alla sua frequenza. Se io posso assumere qualunque valore dell'energia, io dovrei emettere radiazioni di qualunque frequenza, quindi di qualunque lunghezza d'onda. Quindi dovremmo trovarci tutte le lunghezze d'onda. Invece, quando noi abbiamo un neon che emette luce, emette solo 3 o 4 lunghezze d'onda. E a che cosa corrispondono queste 3 o 4 lunghezze d'onda? A questi salti qui che sono riportati qua sopra. È chiaro? Adesso io vi ho parlato del neon perché? Perché il tubo al neon è un dispositivo che voi conoscete. Nel tubo al neon la cosa è complicata dal fatto che ci stanno 10 elettroni. Se voi questo scherzo lo andate a fare con l'idrogeno, nell'idrogeno ci sta soltanto un elettrone, e allora quando sono stati fatti questi esperimenti di conduzione elettrica nell'idrogeno e si sono trovati soltanto poche radiazioni luminose, di poche lunghezze d'onda, di poche frequenze, dite, ma che è successo? Come si può spiegare questo fatto qua? L'unica cosa, l'unica maniera di andarlo a spiegare è questo sistema. È chiaro? Quindi, diciamo così, che riassumiamo tutto quanto quello che siamo andati dicendo fino adesso. Dunque, per descrivere adeguatamente l'atomo di idrogeno abbiamo bisogno del modello quantomeccanico, che fa ricorso ai metodi della meccanica quantistica. I metodi della meccanica quantistica dobbiamo ascrivere all'elettrone proprietà di particelle di massa e proprietà delle onde elettromagnetiche, quindi hanno una lunghezza d'onda e hanno una frequenza. Tramite i metodi della meccanica ondulatoria è possibile andarsi a ricavare una funzione densità di probabilità che mi permette di andare a dire qual è la probabilità di trovare l'elettrone in una certa porzione di spazio, ma che mi permette di fare anche di meglio, mi permette di andare a descrivere un volume in cui ho il 95% delle probabilità di andare a trovare l'elettrone, perché l'elettrone passa il 95% del tempo in quel volume, e quello è il volume dell'atomo. Bene? Questa funzione si chiama funzione orbitale, e nella pratica, ripeto, con questo volume in cui l'elettrone passa il 95% del tempo, noi gli diamo praticamente il nome di orbitale atomico. Poi che abbiamo detto? Nei confronti del tempo questa funzione orbitale atomico è uno stato stazionario perché è costante nel tempo e ad essa è ascrivibile una certa energia. Abbiamo detto, noi possiamo fornire energia agli elettroni e quelli aumentano il loro contenuto energetico. Poi se gli elettroni li abbandoniamo a loro stessi, quelli restituiscono questa energia. La stranezza dove sta è che i valori dell'energia che può assumere un elettrone
non variano con continuità, bensì variano per valori discreti, come se fossero i gradini di una scala. E praticamente noi abbiamo che, come gradini di una scala, che, ripeto, può assumere soltanto alcuni valori ben precisi. Va bene? Ci sono problemi su tutto quanto quello che sono andato dicendo fino adesso? No? Posso andare avanti? Allora facciamo una piccola pausa, così diciamo...